Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi nuovo spacchettamento calendario dell'avvento, ma vi sorprenderò perché non si tratta di un calendario dell'avvento beauty o make-up, bensì questo è un calendario dell'avvento di Miss Soma e quindi di gioielli. Sono super curiosa di aprirlo, ce l'ho già da un po', ma volevo naturalmente aprire tutte quante le caselle con voi. Purtroppo anche qui non ce ne sono 24, 25, perché io lo dico sempre, i calendari dell'avvento devono avere 24, 25 caselle. Qui ce ne sono 12, però non vedo l'ora di spacchettare tutto quanto, ragazzi, perché Miss Soma, mi seguite da un po', ve l'ho menzionato spesso, un sito dove acquisto spesso gioielli. E tipo in questo momento, a parte i primi che sono di Louis Vuitton, gli altri piccolini sono quasi tutti di Miss Soma, oppure ne ho un paio anche di Maria Tash e tantissime collane. Quando mi vedete indossare delle collane, molto spesso sono di Miss Soma, anche quando le abbino e ho diverse collane che le indosso assieme, appunto molto spesso sono di questo brand. Quindi oggi spacchettiamo finalmente, ragazzi, che in realtà dovevo inserirvi anche questo tra i miei regali di compleanno, perché questo è stato un autoregalo di compleanno che mi sono fatta, però mi sono completamente dimenticata di inserirvelo in quel video, però comunque vi avrei fatto il video dedicato per questo calendario, quindi insomma in ogni caso lo vedete. Ma visto che mi sono dimenticata, cioè nell'altro video veramente spacchettamento regali, ero super emozionata, vedevo l'ora di aprire le mie cose da Chanel, praticamente mi sono rimbambita e mi sono dimenticata di farvi vedere anche delle altre cosine che vi faccio vedere oggi, e poi passiamo al nostro super calendario. Insomma, ad esempio, una cosina che volevo farvi troppo troppo vedere, che devo spacchettare anche su Instagram, è questa di Givenchy. Ringrazio sempre tantissimo la mia cara Silvia che mi manda queste cosine stupende da Givenchy. Questo è il pacchetto, naturalmente ho già sbirciato qua, non ce la potevo fare. Amo, amo, amo i pacchettini con, notare, c'è il fiocchetto e anche tipo questa medaglietta con il logo. Adoro, adoro, adoro. Scusatemi se anche oggi l'illuminazione non è delle migliori, ma sto di nuovo filmando non con la luce naturale, ma con le luci artificiali. Nonostante sia presto, c'è ancora luce fuori, però non è assolutamente abbastanza per filmare. L'inverno qui è così. E questo è il pacchetto, ragazzi. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Ho solo sbirciato, ma non l'ho spacchettato. Ed eccolo qui, lo riconoscete, è l'Inter di questa, però è una nuova versione con il bigliettino personalizzato. Io l'adoro, Silvia, è fantastica. Andiamo a spacchettare. Ta-ta-ra. Già solo il profumo impazzisco, si sente. Oh, ragazzi, voglio. Questo è l'Inter D, che come sapete assieme al Nisia di Chanel è il mio profumo, non posso dire è il mio profumo preferito, cioè è proprio il mio profumo, non lo so, sa di me, cioè a contatto con la mia pelle, che poi tutti i profumi un po' leggermente cambiano a contatto con la nostra pelle, quindi io li trovo tutti molto unici. E appunto il Nisia di Chanel e questo di Givenchy per me sono i miei profumi, però appunto io uso la versione classica. Andiamo a vedere, ad annusare la versione rouge che mi interessano un poco. Boh, vabbè, ragazzi, pack strafigo, veramente molto molto figo, molto tenebroso. Proviamo il profumo. Wow! No, vabbè, ragazzi. Ha delle note dell'Inter di l'altro, quello classico, però è al contempo molto diverso, è decisamente molto più intenso. Ormai io lo so che vi piacciono le mie descrizioni dei profumi, anche se non sono assolutamente, cioè probabilmente giuste, però vi dico le sensazioni che dà a me questo profumo. Quindi secondo me è molto più notturno rispetto all'altro Inter D, anche se ci sono delle note ovviamente somiglianti, però secondo me questo è molto più serale, notturno, molto più misterioso, quasi è tenebroso più che misterioso, è tenebroso, sexy, però sì, the bad girl, non lo so, questo è il mood che mi dà, è fantastico, fantastico, provatelo. Ragazzi, specialmente se vi piace l'Inter D, anche questo vi farà impazzire, perché appunto ha delle note
somiglianti, però in realtà al contempo è un profumo completamente nuovo e che mi ispira, mamma mia, ragazzi, per la sera e la notte. Ah, fantastico, cioè, adoro, adoro. Poi mi sono arrivate delle altre cosine da Lab Care e volevo approfittare per ricordarvi che sono gli ultimi giorni per poter utilizzare lo sconto Super 50, ve lo metterò qua. Sono gli ultimi giorni per poter utilizzare lo sconto del 50%. So già che lo sconto che avrò dopo per voi non sarà così alto, quindi se volete acquistare qualcosina di Lab Care io vi consiglio di farlo adesso fino a quando c'è ancora tutto a metà prezzo, perché appunto con il mio codice sconto avete tutto il sito a metà prezzo se spendete almeno 79 euro, però poi sono ancora da scontare a metà prezzo, quindi in realtà pagate poi la metà. E questi sono i prodotti che mi sono arrivati, che ancora non vi avevo fatto vedere qua su YouTube. Si chiama Nuvole ed è un detergente viso e occhi, è molto molto delicato, proprio per questo si può utilizzare anche nella zona del contorno occhi, si comporta molto molto bene anche sulla mia pelle sensibile, fa appunto una schiuma molto molto leggera e delicata. Poi mi è arrivato finalmente un nuovo filler lip labbra. Come sapete, amo questo prodotto. Eccolo qua, e assomiglia, eccolo, assomiglia ad un lip balm come packaging, ed è in effetti un lip balm perché idrata molto le labbra, però questo te le rende anche più voluminose, e quindi è appunto un prodotto di cui non posso fare a meno perché ha due funzioni in una, cioè ti rende le labbra appunto più voluminose, però al contempo le nutre molto molto bene. È un olio super super nutriente che appunto ha anche l'effetto labbra più voluminose. E poi altro prodotto che mi è arrivato, che avevo finito, che amo, sono i patch occhi. È da un po' che non vi parlavo di questo prodotto, ma io continuo ad amarli tantissimo. Se avete, specialmente in questo periodo che fa freddo, che la nostra pelle ovviamente è più secca perché il freddo, il vento, gli agenti esterni seccano molto la pelle, specialmente in questo periodo, se sentite la zona del contorno occhi appunto che è secca, mi raccomando, dovete idratarla sempre tantissimo, perché è così che si formano le rughette. Cioè, immaginatevi la terra arida, quando manca idratazione ed è tanto tanto secco, si formano tutte le crepette. Praticamente la nostra pelle è uguale, quindi va sempre sempre idratata, non bisogna mai sentirla secca che tira. Va applicato nella zona del contorno occhi proprio come un qualsiasi patch, e poi una volta risciacquato lascia la pelle super super morbida, nutrita. Lo adoro. Insomma, questo prodotto è fantastico, dateci un'occhiata, se ancora non lo conoscete. Ma andiamo finalmente a spacchettare il nostro calendario Midsommar, ragazzi, che veramente non vedevo l'ora. E appunto per me è un regalo di compleanno questo, quindi non vedo l'ora di scoprire quali gioielli si nascondono all'interno. Allora, casella numero 1, iniziamo direi. Almeno qui le caselle sono numerate. Questa cosa lo sapete, mi piace. C'era un calendario dell'avvento che abbiamo spacchettato che non aveva le caselle, non aveva i numeri. Cioè, questa, ho capito che almeno non sono 24 o 25, però almeno i numeri, cioè, non toglietemeli. Quindi, casella numero 1, ok, l'abbiamo proprio tolta dal calendario. C'è un piccolo pacchettino. Oh mio Dio, quanto sono emozionata! Spero ci siano tutte cosine piccoline ed eleganti, perché se ci sono cosine troppo grandi non le userò mai. Ok, che cos'è questo? C'è qualcos'altro? Quando c'è qualche busto o qualcosa, io tiro fuori le cose e poi vado sempre a controllare se ce ne sono altre. Anche quando so che non è così, non lo so, perché anche nei regali è sempre così. Allora, questo penso sia un bracciale. Ragazzi, molto carino, molto semplice, devo dire. Molto elegante. E come tutti i gioielli Missoma è in argento placcato oro, così lo vedete meglio. Molto semplice, devo dire, ma molto elegante, carino, sottile, proprio come piace a me. Che tra l'altro, se vi devo dire la verità, non è male il pack, la scatola, perché alla fine, essendo, cioè possiamo appoggiarla tipo su un comò e poi utilizzare naturalmente tutti questi cassetti per riporci delle cosine. Ovviamente ci sono tutti questi numeri che un pochino stonano, però se ci pensate, per tenere i gioielli è molto molto carina. Ok, allora continuiamo. Casella numero 2, eccola qua, togliamola. All'interno anche qui c'è questo pacchettino, però questo è più piccolo dell'altro, quindi oddio, mi sa che c'è un anello. No!
E avevo tastato, pensavo fosse un anello dal cerchietto, invece no, è un paio di orecchini. Ragazzi, devo dirvi che sono molto soddisfatta, mi piacciono moltissimo, sono esattamente perché mi somma a sia gioielli un pochino più appariscenti, che naturalmente hanno anche molte linee di gioielli più semplici e piccolini, quindi non sapevo bene che cosa aspettarmi, ma per adesso sono molto contenta. E questi sono gli orecchini, appunto, due cerchietti, anche questi argento placcatoro. Semplici ma eleganti, adoro, mi piacciono un sacco. Casella numero 3, questa è gigantesca, ragazzi, quindi non so che cosa posso aspettarmi. Ok, è caduta quella sopra. Oh wow, ragazzi, anche qui c'è un pacchettino più grande e decisamente più pesante. Quindi, secondo me, che cos'è? Secondo me è una spilla. Sì. No, non è una spilla, è un fermacapelli. Dalla forma così mi sembrava, invece no, è un fermacapelli. Questo è opaco, tra l'altro, sempre color oro, un po' più chiaro forse, è opaco. Molto carino anche questo, elegante, forse non è tantissimo mio stile, non uso tantissimi fermacapelli così, però tutto sommato è carino. Casella numero 4. Questa è più leggera dell'altra, quindi sicuramente no. Beh, più o meno, ragazzi, pacchettino. Vediamo, i pacchettini sono tutti uguali, però sono molto utili questi da portare quando si viaggia. E vediamo che cosa si nasconde all'interno. Oddio, sono due. No, vabbè, ragazzi, sono bellissimi. Sono due orecchini con tre perline, anche questi dorati. Oh mio Dio, sono fantastici secondo me, soprattutto per l'ultimo piercing qui in alto, che se non ho un anellino, di solito appunto un piercing così piccolino. Guardate quanto sono carini, forse con la luce sparaflesciata è un po' difficile, ma sono troppo troppo carini, piccolini, super 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 delicati. Bellissimi. Ok, per adesso devo dire sono molto molto soddisfatta, ragazzi, perché sono tutte cose, a parte forse il fermaglio per capelli che utilizzo sicuramente, cioè proprio nel mio stile. Allora, siamo alla 4, quindi casella numero 5. Vediamo, solito pacchettino. Questo parecchio grande, eh? Vediamo che cosa. Secondo me qui c'è una collana. Spero che ci sia qualche collana, perché dimmi, insomma, amo le collane, per adesso non ce n'è nemmeno una. Sì, è una collana. Ok, collana con ciondolo. Finalmente collana. Devo dire che questo non sarebbe stata una scelta, però non mi dispiace, devo dire, non è propriamente forse appunto una cosa che io avrei acquistato direttamente dal sito, non so come mai, ma i lucchetti non mi hanno mai entusiasmato troppo, però secondo me da abbinare ad altre collane ci sta. Eccolo qui, è appunto un lucchetto piccolino. Arriviamo alla casella numero 6, eccola qui. Spacchettiamo la piccola dust bag, il piccolo pacchettino. Ok, qui c'è un bracciale, penso sia un bracciale. Sì, un bracciale ed è anche molto molto bello, ragazzi. Esattamente, cioè questi gioielli sono esattamente come speravo che fossero, piccoli, sottili, delicati. Insomma, devo dire sono molto molto soddisfatta e questo è appunto il bracciale. Molto molto carino, semplice ma elegante e ha due file appunto e si unisce qui al centro, molto molto carino. Arriviamo alla casella numero 7 che è gigantesca, quindi ho grandi aspettative per questa casella. No, vabbè ragazzi, ma cioè, come si fa? Casella enorme, pacchettino minuscolo. È tipo il pacchettino più piccolo di tutto il calendario e l'hanno messo in questa casella gigantesca. Ma perché? Ok, boh, vediamo. Magari invece c'è un diamante, tipo, non lo so, no, probabilmente un diamante no, però vediamo. Oh mio Dio, sono bellissimi. È un paio di orecchini. Oddio, ragazzi, voglio indossarli subito. È un paio di orecchini dorati con una fila di strass, penso siano Swarovski. E spero di riuscire a farveli vedere, sono così piccolini. Eccoli qui, ragazzi.
Davanti hanno appunto questa fila di strass e sono dorati, piccolini, eleganti, troppo troppo belli. Stra soddisfatta per questi orecchini, ragazzi, devo indossarli subito, amo. Allora, casella numero 8. Ok, questo in questa scatolina piccolina è 100 volte più grande dell'altro. Vediamo che cosa c'è qui. Ok. Che cos'è questo? Pensavo una collana, ma non è una collana. Questo penso sia, sì, decisamente, per gli occhiali, praticamente che io non ho, ma praticamente è un portaocchiali. Questo, posso dirvi che questo non mi piace affatto. So che adesso va di moda, so che l'ha fatto tipo anche Dior. Oddio, potrei usarlo più che per gli occhiali, potrei usarlo per gli AirPods, così non li perdo. Lo so che vanno di moda, però a me questa mi sa tanto di prof di storia o di inglese tipo delle elementari, non lo so perché questa forse è la cosa che meno mi piace del calendario fino ad adesso, onesta onesta. Siamo già arrivati alla 9 e anche questa è gigante, quindi ci sarà qualcosa di molto speciale, spero. Taran taran. Vediamo, vediamo, collana o bracciale? È un bracciale, è un bracciale. E questo vi devo dire che io ce l'ho in versione, appunto, sempre di Miss Soma, in versione collana. Quindi, ma sapete che io non penso che questa sia una collana, ma questo penso sia. Sapete che non penso che sia un bracciale, ma penso sia una cavigliera, perché è decisamente troppo grande, troppo largo per essere un bracciale e non abbastanza largo, ovviamente, per essere una collana. Quindi è decisamente una cavigliera. Ed è anche appunto in pandan con la collana che io già ho. Eccola qui, super semplice, anche questa elegante, molto molto carina. Avevo preso una cavigliera tempo fa, sempre da Miss Soma, che poi magicamente mi è sparita. E, perché io mi fido delle persone sbagliate a volte, vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, adesso praticamente mi è ritornata. Poi, casella numero 10. Andiamo e vediamo. No, è la terz'ultima. 10, 11, 12, è la terz'ultima. Ok, una collana molto happy, molto happy. Speravo che ci fossero più collane. Peccato che non ci sia un ciondolino, però è solo una collana, però è molto, anzi, è più un choker che una collana perché è molto piccolino. Però mi piace tantissimo diciamo, la struttura praticamente del choker, è molto molto carino. Anche questo sottile, elegante, piccolino e si può abbinare ad altre collane. Penultima casella, no ragazzi, siamo già alla penultima, la 11 e questa qua, e poi abbiamo la 12 che è gigantesca. Allora, vediamo. Pacchettino minuscolo, minuscolo, minuscolo. L'unica cosa è che non ho trovato neanche un anello. Adesso mi viene il dubbio, ma che io sappia, mi somma anche anelli, anche se non penso di averne mai preso uno. Però ci dovrebbero essere, perché non ce n'è neanche uno? Oh, oh mio Dio, ragazzi! Un paio di orecchini. Questi sono degli orecchini strafighi. Questi sono decisamente stile Nicole. Tra l'altro, gli anellini ovviamente sono simili ad altri orecchini che ho, però con questo pendente assolutamente non li avevo. Eccoli qua, dorati, sottili anellini con questo pendente con Swarovski. Super super belli. E ci siamo ragazzi, purtroppo siamo arrivati all'ultima casella, la numero 12, che è questa, anche questa è grande, quindi speriamo di trovarci. E visto che è l'ultima, dovrebbe teoricamente esserci il regalo più bello, giusto? Almeno per quanto mi riguarda, i calendari dell'avvento di solito l'ultima casella è quella più grande con il regalo più bello. Vediamo. E io continuo a dire perché non ho trovato neanche un anello, però. Perché qui non mi sembra proprio che ci sia un anello, no. Beh, ci sono un po' rimasta male, devo essere onesta. Questo è un altro fermaglio per capelli, che io ho sempre chiamato Saldino, ma che probabilmente chiamiamo Saldino soltanto a Trieste. È un fermacapelli dorato con appunto queste palline. Non posso dire che sia brutto, però non è propriamente, diciamo, nel mio stile. Anche perché se avete i capelli super sottili e drittissimi come i miei, questi fermagli non vi stanno, cioè irrimediabilmente
cedono, cadono. Sì, questo penso che sia il prodotto che mi è piaciuto di meno di tutto il calendario dell'avvento. Io proprio mi aspettavo una cosa pazzesca all'ultima casella, invece è stato tipo un po' un flop. Tutto il resto mi è piaciuto, ma questo nì. Quindi questo è quanto per il nostro calendario dell'avvento di Missoma. Sono molto curiosa di sentire che cosa ne pensate. Non vi ho fatto vedere bene la box, qui c'è scritto 12 Days of Missoma. Naturalmente lo trovate sul sito Missoma, ma appunto sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi, se vi è piaciuto oppure no. Devo dire, molto semplice, avrei preferito che alcune collane avessero un ciondolo, sarebbe stato più carino. E secondo me, appunto, più carino sarebbe stato anche metterci un anello, perché c'erano collane, bracciali, cavigliera, un sacco di orecchini, però appunto manca secondo me un anello. Quindi questo è quanto per il video di oggi, mia family. Spero vi sia piaciuto. Vi mando un bacio gigantesco e non dimentichiamoci l'abbraccio, perché la volta scorsa non vi ho dato l'abbraccio, quindi vi chiedo scusa e vi abbraccio. Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. Bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!